Buongiorno a voi. Questo mese iniziamo un po' in ritardo e cerchiamo di recuperare giorno per giorno ogni singolo video, ma purtroppo, sicuramente lo sapete meglio di me perché poi ciascuno ha, come dire, la sua piccola croce esistenziale e la deve portare avanti. Io non sono riuscita a farlo prima di oggi, quindi con molta serenità, senza dover fare le cose di fretta e quindi consegnarvi una chiacchierata sterile. Ci prendiamo il tempo necessario e cominciamo oggi con i segni di fuoco. Allora, marzo 2021. Bene, una carta già si è data. Ci avviciniamo a questa primavera, stiamo chiudendo con l'inverno, colpo di coda poi tra l'altro di questo 2020 che è stato molto tosto, ma anche un buon, mi verrebbe da dire, contadino. Cioè ha passato l'aratro nei punti più difficili della nostra anima, di vento, zolle, di terra, ha strappato via tutte quelle erbette, erbacce e fiori che noi volevamo conservare. Si riparte da zero, sì, certo. Si riparte molto provati, perché quei solchi adesso che non sono attraversati da fiori piante sembrano un sacco di cicatrici sul nostro corpo. Però vediamo un pochino. Selezionate tre carte, iniziamo con gli arcani maggiori, che dinamica c'è e poi andiamo a... Io giro le carte, lo dico sempre, per chi mi segue, perché innanzitutto tengo conto del fatto che sia venuta così. In ogni lettura tengo conto dei due aspetti comunque della carta perché è inutile, questo è un interattivo generale, quindi generico e abbraccia migliaia di persone. Per alcuni questa energia è nel lato di luce e per alcuni è nel lato di ombra, ma poi le metto in modo che voi possiate vederle. Quindi non temete, non succede nulla. Abbiamo presente che comunque sono venute tutte e tre a testa in giù, quindi quantomeno se non un ostacolo, un rallentamento, qualche piccolo intoppo ci sarà o c'è e quindi andrà in realtà a sciogliersi. Allora, parliamoci chiaro, questa triade di carte, questa tripletta, da un lato ci parla dei sentimenti, quindi anche se questo non è oroscopo esoterico, sappiate i segni di fuoco che il mese porta. Un risveglio, anche una pacificazione, anche un qualcosa che si smuove in positivo, un riavvicinamento, un chiarimento nei sentimenti con una persona importante, una persona che ci completa. Abbiamo una coppia meravigliosa, imperatore e imperatrice, due metà della stessa mela. Queste sono due persone che già si conoscevano. Per questa situazione non è tanto un nuovo incontro, ma è veramente recuperare un rapporto importante del passato, quindi magari sarete messi alla prova a livello proprio di orgoglio. Qualcuno andrà proprio anche con l'altro segno di fuoco, quindi il mese vi chiede un atto di umiltà interiormente parlando, proprio sotterrare e lasciare guerra, perché non ce n'è motivo, perché avete due punti di vista divergenti, anzi scusatemi, non divergenti, distinti e non divergenti, perché vanno di pari passo, per quanto una piccola distanza si mantenga, per quanto anche la metodologia delle cose che scegliete di fare, è un po' differente, ma l'obiettivo è comune. Qui si va per destino, carta della creatività, del destino, la carta delle stelle. La carta dell'orientamento fermo e radicato in noi che l'anima sa seguire come il marinaio si affida alle stelle quando non ha altri punti di riferimento nella sua navigazione. In questo percorso terreno di questa incarnazione la nostra anima già sa anche per i sentimenti che direzione andare. Soprattutto la nostra anima ha quella leggerezza tale per poter passare sopra cose che per loro stessa, diciamo, essenza, tendono a scendere perché appunto pesanti contro la gravità, è inutile, si va più giù. Più giù, perché dico più giù e non a terra? Perché noi siamo fatti di vari strati. Questi vari strati, queste varie energie stabiliscono tra di loro per dinamica proprio interna a quello che loro sono, la loro essenza per l'appunto, una sorta di, non di graduatoria, ma di distribuzione, come se noi fossimo una torta, no? Il pannispagna pesante è inutile, sta in basso, la panna è più leggera, può stare sopra, cioè la nostra anima, il nostro corpo e tutti i corpi sottili e tutto ciò che ci compete sono distribuiti come un dolce a tanti strati, dove lo strato più leggero va su, così come lo strato tecnicamente più caldo, più
in movimento più veloce, più plastico, quello che riesce a fare cose che il nostro corpo, per cui il nostro corpo richiederebbe molta fatica e tempo. Sicuramente non è il corpo che passa tra i muri, ma il pensiero che raggiunge le menti anche a distanza, quello voglio dire. Quindi qui si va verso lo stesso obiettivo, mantenendo delle dinamiche un pochino differenti. Abbiamo detto la nostra anima sa dove deve andare, dove si deve dirigere, lo sa da tempo. Il conflitto che evidentemente è nato per questioni terrene, pratiche. Lasciate che tutto ciò che è pesante scenda a terra, si quieti, si placi. Da una parte c'è qualcuno che deve pacificarsi con i propri dubbi e quindi fare luce sulle proprie lune, quindi ciclicità umorali. E dall'altra parte c'è qualcuno che con la sua stabilità, che è fermezza e anche base di tutte le costruzioni che ha realizzato, ecco, deve un attimo aggiungere un tocco di brio, di movimento, di elasticità, come dicevamo. Quindi questo mese vi porta innanzitutto per tutti e tre i segni di fuoco, possibilità di chiarimenti su vari fronti. Però arriviamo all'aspetto un po' più profondo. Questo è un discorso anche interno ad ogni persona. Cioè, qui le due parti che ci competono, sebbene siamo fatti di più parti, però prendiamo la polarità, proprio quella duale, di materia e spirito, di corpo e anima, di pensiero e realtà di azione concreta, di desiderio e realizzazione e conquista dello stesso. Fatto sta che qui, se c'è stato un conflitto interiore di natura terrena, di natura spirituale, una crisi di identità, una crisi esistenziale, il mese vi porta un grande aiuto energetico e una grande protezione, a parte che per l'Ariete soprattutto si va verso il compleanno. Però il grande vantaggio di questa carta qui è che non solo finalmente ci siamo riallineati con tutto ciò che ci è simile e si scorre in questa direzione senza più intoppi, ma c'è un altro fattore, che la fatica di scendere giù, la fatica di conquistare gravità per scorrere, è molto ridotta rispetto al passato, perché il ruscello, il fiume, quello che sia, ha già una forza di inerzia sua, che viene dall'alto, dalla montagna, quindi già scorre. Se noi andiamo, filtriamo, ci uniamo a lui, in realtà è come se qualcuno ci portasse in braccio fino all'obiettivo. Vuol dire che il contesto esterno vi darà un aiuto energetico tale per cui tutto quello che dovrete fare lo farete sia perché siete già indirizzati bene voi, sia perché l'aiuto esterno è una sorta di diligenza gratuita che passa nel deserto, vi prende e vi dà uno strappo. Ed è una diligenza tranquilla, nessun attentato. Ora, iniziamo con l'Ariete. 5 carte e vediamo che messaggio c'è per l'Ariete. Poi andiamo con il Leone e il Sagittario. Però prepariamo i mazzetti. Ho deciso di farlo prima. Così cambiamo di volta in volta la modalità. Ovviamente un oroscopo, o meglio, questa è una chiacchierata, sia chiaro, a livello di riflessione profonda per capire cosa le carte, quali mezzo, diciamo, di collegamento con un qualcosa che al di là di noi ci vogliono comunicare, cioè che tipo di versione dei fatti per questo mese per ciascuno portano. Però poi alla fine in realtà le verità sono tutte dentro di voi. Noi, quando dobbiamo sperimentare un qualcosa di nuovo, la nostra anima ha già iniziato a leggere il capitolo nuovo che è stato scritto da tempo, che ci è stato consegnato con il nostro personalissimo libretto delle istruzioni, che sembra non esserci, ma c'è prima dell'incarnazione attuale. Quindi poi per voi questo è solamente uno spunto di riflessione, cioè vi serve solo per dire: ah sì, in effetti mi sembra che sia così. Ecco, stop. La funzione è solo quella. Se fa luce su qualcosa, vi mostra qualcosa, la risposta non è la luce, è il qualcosa, ma quello ce l'avete già dentro. Eh sì, vedete, caro Ariete, mi querido Arias, come direbbero i colleghi e le colleghe spagnole o sudamericane. Qui si torna ad andare d'accordo con te stesso, si recupera energia con gli altri. Perché c'è stato un periodo rigido, fermo e, diciamo, di un'immobilità che a te è andata stretta.
soprattutto alla tua anima, perché poi il tuo corpo alla fine sta anche bene dove sta, perché la sua innata curiosità sa trovare qualcosa da osservare, da fare, da cambiare, anche semplicemente per dire la propria, in qualsiasi posto. Quindi dopo un po' te le inventi le cose, non è quello, ma l'anima ha bisogno proprio di movimento, cioè l'ariete è come lo squalo, se non si muove, non respira, sta male. Un ariete scrive camminando, un ariete ha le intuizioni mentre sta salendo le scale, se lo metti davanti a una scrivania magari non ti produce nulla. Qui c'era, vedete, un'unità di fondo. Questa unità rappresenta comunque le radici. Le radici attingono l'energia da che? Dal passato. Il ricordo di questo passato vi chiama un futuro prospero positivo che vi ridà la stessa dinamica, perché i rami sono identici alle radici, solo che sono esterni, dopo un periodo di rigidità e anche tra l'altro di quella vicinanza che non diventa mai contatto. Un pochino simile alla carta delle stelle di prima, perché i tronchi hanno la stessa disposizione dello scorrere del contenuto delle anfore. Fatto sta che alla fine si giunge al mare e ci si ricongiunge, attenuano le divergenze fino a toccarsi in un punto che diventa, vedete, confuso in senso positivo tra l'uno e l'altro. Non ci sono più e non ci sei più, tu c'è il punto di incontro, la mediazione. Che si tratti del rapporto con gli altri, si tratti del rapporto con voi. Quindi ci saranno delle energie positive, l'abbiamo detto, il contesto ve lo confermo alla grande. Innanzitutto due carte di dualità, un 2 e un 2, quindi continuiamo a parlare del rapporto di empatia, di collaborazione, di apertura con l'altro, proprio il desiderio di stare con un altro. Una dualità implica che non siate solo voi, nel bene e nel male. Poi non stiamo parlando di folla, ma di dualità, perché nello specifico il recupero del rapporto con una persona in particolare e con una parte di voi stessi, o meglio, le due parti di voi stessi devono dialogare con la controparte, cioè ciascuna parte ne recupera un'altra, per capirci. Ma ribadisco il contesto favorevole, proprio il sentirsi immersi nel proprio tempo, quando tutto vi aiuta e quando tutto vi sostiene, quando tutto vi accompagna. Scendere è più facile di camminare in piano in salita, perché è il discorso dell'acqua del ruscello. C'è la forza di gravità che vi aiuta, vi dà una spintarella, indirettamente vi rende meno faticoso il gesto che dovete compiere. E quindi lo si fa con leggerezza, la leggerezza di quell'anima di cui parlavamo prima, che riesce a passare sulle cose e soprattutto all'intelligenza della nottola di Minerva, che come la filosofia arriva solo a cose fatte, cioè quando le cose sono accadute, e sa riflettere su quest'ultima e sa tirar fuori la morale. La propria morale, che essendo poi figlia dei tempi, muterà e cambierà con il cambiare del tempo, il cambiare della vostra persona. Quindi, primavera alla grande per voi. Tutto ciò che è dentro si mostrerà fuori in tutta la sua gloria, in tutto il suo splendore. Questa apertura sarà proprio un respirare. Avete mai pensato a come le radici e i rami sono simili a, la struttura interna dei polmoni? Quindi proprio, nonché se voi ci pensate, tolto l'involucro, sono dei polmoni a cielo aperto gli alberi. Voi che fate? Vi aprite a respirare, vi riempite, vi gonfiate di aria e si sa che l'aria comunque penetrando porta vita a tutte le piccole cellule del vostro corpo, le fa stare meglio, le disintossica, via l'anidride carbonica, via il materiale di scarto di tutte le trasformazioni di pensiero e di azione che avete trattenuto in voi, come se vi stessero dando a Roma, si dice una romanella, stanno sistemando la caldaia. Daia che siete, no? Stanno ripulendo, anzi è arrivato lo spazzacamino, sta ripulendo tutto quello che c'è dentro che nell'inverno si è accumulato. Mese bellissimo. Sarà un mese di quelli in cui dovete veramente tener conto che poi subito seguirà un pochino di down. Perché? Perché la salita è troppo, veloce e di tanto stacca dalla condizione attuale. Qui c'è proprio ricongiungimento alla parte più feconda e più positiva, divina di se stessi, cioè qui si va alla fonte, qui ricominciate tutto, ma per davvero. A parte il fatto che ciascun segno recupera energia vitale nella parte dell'anno che corrisponde al suo segno zodiacale, al suo periodo di nascita, perché è inutile, quella è una configurazione energetica, astrale, astronomica, quello che vi pare, che crea un contesto in cui vi riuscite a ricaricare come gli oggetti che si ricaricano solo a contatto, no? Senza bisogno neanche della presa e della spina, del cavetto, di niente. Quindi, innanzitutto, tenete conto di questo, ma in più è anche la primavera, in più è anche l'inizio di tutte le cose nuove per il nuovo anno di vita, a livello, di esperienza personale. Ognuno inizia il proprio anno di vita non con l'anno solare, ma sempre con il proprio compleanno, che comunque è uno spartiacque.
E quindi si recupera sempre energia, ma qui ci proprio poniamo nella condizione di recuperare e sistemare cose del passato e poter fare propositi importanti e fecondi per il futuro. Ok, cosa abbiamo detto prima? Ecco quale può essere l'unico piccolo ostacolo, la morale. E ne abbiamo parlato quando abbiamo detto che la vostra anima sa essere leggera e passare a cose fatte come la nottola di Minerva e dopo aver ragionato estrae l'essenza dei suoi ragionamenti e ne fa una massima morale, soprattutto l'ariete e soprattutto i segni di fuoco. Cosa accade? Ricordatevi sempre che la vostra morale è figlia del tempo, il che vuol dire dovete comunque conservare un'elasticità tale da potervi sostenere nei momenti di gloria, potervi sostenere ugualmente quando ci sarà quella fase di down che seguirà magari fine aprile, perché io credo che ancora marzo-aprile ci sarà questa ascesa, perché a volte ciò che vi limita, vi condiziona è l'idea che vi fate del mondo e delle persone, perché etichettate un'idea per quanto bella e perfetta ha dei confini, quindi è un'etichetta, diciamo, limitante. Sappiate cambiare l'etichetta a seconda del momento, che non vuol dire essere delle banderuole che cambiano pensiero, no, vuol dire semplicemente essere molto plastici e sapere che ci si può adattare in corsa, essere elastici e capire che essendo parte di un tutto non siamo noi a stravolgere il tutto, quindi non è che noi stabiliamo le regole e il tutto si adegua a noi, ma quando il tutto va in un'altra direzione, per evitare conflitti interni ed esterni, dobbiamo anche noi adeguarci in qualche modo a quella direzione. Innanzitutto conoscerla e comprenderla, così cambia anche il nostro punto di vista sulla realtà e cambiano i nostri principi morali. Bene, leone, che ti porta? Beh, un leone che cavalca un grande felino, cioè proprio vittoria su tutti i fronti. Bello vedere che fino adesso si inizia con delle carte molto positive, come gli arcani maggiori hanno fatto presagire. Anche qui c'è una celebrazione. Forse vi siete anche divertiti molto nel carnevale? Voi avete già iniziato a recuperare da un po' di tempo gioia e energia? Fatto sta che qui qualcosa avete portato a termine, o una situazione si è risolta anche per voi. C'è questa meravigliosa vittoria dove la rabbia, la forza, l'energia, questo grande felino lo avete non addomesticato, ma un pochino domato, educato. E quindi non è più ciò che vi trascina, ciò che vi spaventa, ciò che vi condiziona, ma è ciò che vi conduce. E questa è la cosa bella. Vi conduce e vi fa entrare vittoriosi sul mondo, riportare un successo negli affetti. Come mai? Allora, il mese di marzo, se questo accadimento non è già avvenuto, quindi non è la premessa, ma sarà il raggiungimento di questo mese, vi pone sì a contatto con fantasmi interiori e paure. Quelle che emergono la notte quando tutto tace e tutto si fa buio. Però anche qui il contesto per quel che può cerca di esservi favorevole e quindi cerca di coadiuvarvi e di aiutarvi. Perché questa luna è vero che non vi dà la luce del sole, vi dà una luce riflessa, però rispetto a una notte senza luna dove tutto è buio, 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 non vedete nulla e quindi quei fantasmi ci sono lo stesso, in più li vedete ancora meno che adesso. E rispetto a una notte in cui la luna sta semplicemente crescendo e vi dà un pochino più di luce, un pochino più di luce, in questo periodo voi avrete una bella luna piena e a volte si dice, questa luna illumina giorno. Vuol dire che, ripeto, nei limiti del contesto. E questa è la luce della ragione, abbiamo un maestro, quindi la maestria ritrovata nelle fasi di buio interiore soprattutto, o la maestria interiore basta, perché è ovvio che dentro non è che abbiamo una centralina elettrica, tecnicamente siamo al buio ed è la luce della ragione a rischiarare. Ecco, voglio semplicemente dire che questo incontro con paure, dubbi e ostacoli viene quantomeno reso il più semplice possibile. Certo, poi dovete essere voi a comprendere, dovete essere voi a risolvere, dovete essere voi a fare. Però diciamo che la luna vi dice lì, figlio mio, io per quel che posso cerco di essere il meno fraintendibile possibile dentro di te. Tutta la luce che ti posso restituire, anche io la prendo dal sole, te la dono. È il mio regalo. Attingo dal sole per dare a te. Cerca di farne buon uso. E in questo buon uso ribadisco quello che abbiamo visto fino ad ora, desiderio di avvicinamento. Abbiamo detto che come la torta fatta a strati, la nostra natura di vari strati mantiene a terra i più pesanti e fa emergere, sollevarsi e sono più veloci quelli sottili. Lì dove i corpi non si toccano ancora, le intenzioni già si sono raggiunte, così come i pensieri. Questo è un discorso interno a noi, dove la nostra parte maschile e femminile si incontra, si fonde e trova il suo equilibrio. È un discorso all'esterno, rivolto verso qualcuno, qualcosa che vi interessa e che vi sta chiamando e che state chiamando. Sicuramente le anime si sentono, le anime hanno già iniziato a dialogare.
Probabilmente per qualcuno, non per essere romantici, questo è un discorso che avviene anche la notte. Io ti penso, tu mi pensi, ci sentiamo, ci sogniamo. Quindi diciamo che, cari amici, vi possiamo dire questo mese che al di là del discorso profondo, marzo vi vuole portare anche l'amore. E c'è, perché lo dobbiamo disdegnare. Caro Leone, che non a caso hai di questo mazzo tutte e due le carte che riportano un grande felino e ora ti danno addirittura proprio il tuo rappresentante. Ti dicono che quello che devi fare lo farai. Questa luna, comunque sia, ti fa capire che un ostacolo c'è, quantomeno lo hai compreso. E il fatto di averlo compreso ti porterà passo dopo passo a liberarti, perché questa, secondo me, è una conclusione. Però la possiamo leggere in due modi. Io do una indicazione, ma ripeto, voi siete migliaia, quindi per alcuni sarà la premessa e la conclusione. Per chi è la premessa e il punto di partenza, il mese con tutti i chiarimenti possibili vi porterà però a dover poi riprendere un lavoro dopo un momento di gloria e di libertà, quindi rimettervi sulle spalle la vostra piccola croce e trasportarla. Questa carta vi dice solo che la croce è innocua, ma ne sono tante. Quindi non è un qualcosa in assoluto che vi creerà problema, ma vi occuperà e impiegherà. Vi farà impiegare tanto tempo per risolverlo. Per altri, questa è la condizione vissuta e questo è il premio già intuito e anticipato. Cioè, quando avrete diciamo, condotto a termine, portato a termine tutte le vostre piccole incombenze, finalmente sarete voi ad essere trasportati sulle spalle. Comunque, diciamo che in nessuno dei due casi la situazione è brutta. L'unica cosa, per chi, tra virgolette, passa dal momento di vittoria, diciamo, a un momento un po' più pesante, l'unica cosa, come per l'Ariete, l'ultima carta è quella di monito. Una volta finito, non ostinatevi a voler cercare altre cose da fare come giustificazione per poi non andare avanti, perché vi piace lo step in cui siete arrivati. Perché l'abbiamo detto, dopo un grande salto arriva anche una piccola fase di down. Perché vorrebbe dire, vedete, trattenere quella scimmia rispettosa che Osho descrive così con questo nome la nostra mente, la mente è una scimmia rispettosa, e trattenere quei dispetti della nostra scimmietta interiore vuol dire far cadere ciò che ci sostiene, anzi far scoppiare ciò che ci sostiene, quindi farci capire che magari ci stavamo fondando su delle cose che erano solo delle bolle così di sapone, quel qualcosa, diciamo, ci viene a mancare sotto, e se ci manca il sostegno si cade, si sbatte la testa, tutto qua, non si muore, non succede niente, nulla di grave, poi si riprende il cammino. Però questa è l'unica cosa, perché qui è come a dire, non abbiamo più l'ostacolo, il terreno è libero, ma io mi sto barcamenando con tante altre cose sciocche, perché magari non voglio andare avanti. Sappiate sfruttare al meglio questa situazione. Sagittario, che ci dai carta per il Sagittario? Ebbè, chi mi segue, soprattutto chi ha visto il video di ieri sera, è impressionante, ma non per me, per come le carte si sono combinate con le parole dette, estratte poi al momento. Qui ve lo confermo, tutti e tre i segni proiettati verso l'altro, più o meno innamorati, più o meno presi. Condivisione, la condivisione prevede sempre due o più persone. Avete di che dare, che è il frutto del vostro lavoro, a luce di una comprensione profonda, il desiderio di seguire una luce, il girasole che guarda il proprio sole. E in assenza di un sole reale, anche una candela va bene, un piccolo contentino, ma pur sempre un elemento positivo. Quindi, Sagittario, completamente disponibile ad andare verso gli altri, portando cose sue. E anche in magnificenza, cioè rispetto ad altri momenti della vostra vita, anche belli forti, belli proprio esteticamente, ricaricati. Ora, questa condivisione, questa volontà di esserci per il Sagittario, però, diciamo, rappresenta anche, assolutamente non un ostacolo, però è un po' a doppio, come si dice, non doppio senso, vabbè, una duplice declinazione verso il passato e verso il futuro. Siamo orientati con le mani verso un passato che non vogliamo lasciare e che dobbiamo lasciare, in un futuro che ci chiama. E c'è una sorta proprio lieve lieve di malinconia, perché il Sagittario, quando deve chiudere per iniziare una cosa nuova, un pochino è malinconico. Cioè, lui è il poeta della triade di fuoco. L'Ariete gli dite, vabbè, questa cosa va chiusa, lui si era già stancato, dice, perfetto, voglio la cosa nuova, si entusiasma. Il Leone, se gli dite questa cosa è chiusa un pochino, gli vengono le paure, perché ha paura dell'abbandono, però se gli fai capire che la decisione l'ha presa lui, è gagliardo e tosto, e va bene.
Il Sagittario è poetico, il Sagittario è malinconico, il Sagittario dei segni di fuoco è quello che ha la vena un pochino più sotterranea per quanto riguarda le riflessioni profonde, cioè si vede meno all'esterno ciò che brucia dentro e più che passione brucia proprio a volte come malessere. Lui non vorrebbe lasciare le cose dietro di sé, quindi se c'è stato per esempio per alcuni, e spero di no, un evento brutto che può essere stato anche un lutto, questo Sagittario per quanto proiettato verso il futuro, ancora non si stacca totalmente da quello che è accaduto e quello rappresenta un pochino un freno o quantomeno un rallentamento. Però è vero anche che il destino non fa mai accadere le cose per caso, a volte veniamo frenati perché non dobbiamo trovarci in quell'incrocio dove avverrà l'incidente a ora tot, noi non dobbiamo essere parte dell'incidente in corso, dove per incidente intendo l'inconveniente. Quindi comunque proiettati verso gli altri, ancora un po' volti al passato, una leggera malinconia che vi accompagna, ma il futuro che vi ci trascina proprio strappandovi dal passato. E una situazione un po' più, qui si parla di stress, un po' più in fibrillazione per quanto riguarda il sentimento. Cioè anche per voi il mese vi conduce a dover incontrare interiormente ed esteriormente la vostra metà, riconciliarvi con essa. Quindi tutto discorso basato sull'amore e forse in questo caso lo stress è dato dal fatto che il vostro sentimento non è totalmente declinato nel qui e ora, ma si perde nelle due fasi che in fondo non esistono, il passato e il futuro. Perché se volessimo parlare del tempo, in fondo, oltre che il presente, non esiste nulla se non a livello teorico e a livello, diciamo, di ipotesi, perché anche quello che sarà il futuro in realtà è sempre solo un presente e quello che era il passato è un presente che fu, ma nel momento attuale abbiamo solo il qui e ora. Quindi in realtà il Sagittario disperde un pochino proiettandolo verso mondi possibili che non sono reali, quelli che sono stati e quelli che saranno, delle attenzioni che magari vorrebbe il partner o delle attenzioni che magari vorrebbe la sua anima in questo momento. Questo crea solo una condizione un pochino di stanchezza e di stress, nulla di irrecuperabile. Perché vedete, trattenere vi condanna alla miseria. Ecco qual è il punto. Voler trattenere quel qualcosa che ha avuto comunque valore, che fa parte del passato, persona anziana, quindi diciamo persona che c'è già da tanto, quindi o un evento, un concetto, un pensiero che c'è già da tanto nella vostra vita, mettere questo muro con ciò che vi sta chiamando, verso ciò che vi sta chiamando, vi condanna a una sorta di crepuscolare atteggiamento, diciamo, di povertà. Perché? Perché non frutta, perché se quello che del passato voi non lo investite, non lo fate fruttare, staccate anche la connessione col futuro e rendete impossibile il qui e ora. Si può solo che rimanere in quello che è stato. Paradossalmente, rinascere giorno per giorno vuol dire ringiovanire. Se non avessimo il presente, oramai saremmo già belli morti che andati, perché non esisteremmo neanche più nell'oggi. Vivere, anche se può sembrare appunto una contraddizione, è rinascere ogni giorno e quindi in fondo a livello animico ringiovanire sempre più. E avere una possibilità futura e avere anche una prospettiva. E le prospettive sono sempre fondamentali per permetterci di crescere e di migliorare. Quindi cercate di non trattenere, o meglio, le carte fanno vedere che voi potreste avere questo atteggiamento, questo atteggiamento vi potrebbe portare a quello che abbiamo detto. Valutate voi. Fatto sta che è tutto un discorso tra queste tre fasi della percezione della nostra esistenza, un passato, un presente e un futuro. Voi siete proprio fermi nel mezzo, ma dovete cominciare a lasciare il passato perché questa è una ricchezza infruttifera. Cioè la potete anche seminare, oramai se è diventata nella terra non ne viene fuori niente. Il futuro vi chiama a raccogliere frutti che a loro volta nel presente diventeranno semi per ulteriori alberi futuri, cioè nel senso che il frutto di per sé che vi attende e che è poi anche ciò che voi vedete frutta andate a dare, condividere, diventa seme per voi e per gli altri. Un albero che produce tante mele, può donare tante mele, non è più l'albero vostro, è l'insieme di tutti i semi possibili e degli alberi possibili, vostri e degli altri. Cioè potete essere lievito per voi e per le altre persone. Ecco. Non abbiate paura di fare questa cosa, di darvi, perché siete anche desiderate, desiderati. Io vi ringrazio, aspetto i vostri commenti, vi mando un fortissimo abbraccio.